Buongiorno a tutti, terza giornata di Insubria Winner, giornata di raduni. I raduni sono un momento dove si incontrano gli amatori della razza, ma non solo, ci sono grandi occasioni di convivialità, come possiamo vedere, e è questo anche che ci piace della cinofilia. Il signor Franco e il signor Moreno, li salutiamo e chiediamo qualcosa delle loro razze. Cosa allevate? Bulldog inglesi. Perché ha scelto di allevare bulldog inglese? Perché è un cane unico nel panorama della cinofilia mondiale. Un aggettivo per i suoi cani? Meravigliosi, incredibili, stupendi. Tre. Grazie, va benissimo. E lei? Allevo bulldog inglesi. Un aggettivo per i suoi cani? I migliori. Perché ha scelto di allevare questi cani? Non so fare altro. I raduni sono importanti occasioni anche per andare a vedere, a osservare esemplari della razza che si tiene da compagnia a casa, in famiglia, in una veste nuova. La signora Danila e Tiziano hanno Yoda, che è il loro bulldog inglese, che vive in casa con loro. Com'è questo cane nella vita familiare, nella vita di tutti i giorni? È un cane fantastico, affettuoso in un modo incredibile, si crea uno spazio in famiglia proprio come un membro della famiglia, proprio ha un carattere meraviglioso veramente. Quindi è un cane che trovate idoneo a adulti, bambini, anziani, a tutti? Assolutamente sì, con i bambini è veramente incredibile, veramente bravissimo con i bambini e poi comunque è un cane che adora proprio stare in casa, quindi la vita di casa per lui è l'ideale proprio. Un cane di questo tipo necessita di cure particolari, di toilettature particolari, come lo seguite? Ma diciamo che va seguito sia molto bene per quanto riguarda proprio un discorso di cura sua, perché è un tipo di cane che proprio per la sua conformazione alle rughe e deve seguire anche un'alimentazione piuttosto equilibrata, quindi va comunque seguito bene, anche come col veterinario, le cure che del veterinario, insomma, prevede comunque che lo si segua abbastanza bene. Un aggettivo per il suo esemplare? Non lo so, è meraviglioso, non potrei più farne a meno. Mirko, buongiorno. Buongiorno. Perché ha scelto di allevare bulldog inglese? Ma una passione sin da quando ero piccolino, i cartoni animati, Tom e Jerry, sempre quell'espressione un po' del bulldog buffo. Poi il primo cane, cosa ti fai? Un bulldog. E da lì arrivare ad allevare, per l'amore, grande amore per la razza. Come si chiama l'esemplare che presenterà oggi? Allora, lei, Vortigern Princess. Quanti anni ha? 13 mesi. Un aggettivo per definire la razza e un aggettivo per definire la sua amata? Per definire la razza, stupefacente. Ti sorprendono sempre, carattere tutto loro. Nessuna razza ha il carattere che hanno loro. È proprio unica, più che stupefacente, veramente unica. Quali sono le caratteristiche della razza bulldog dal punto di vista caratteriale? Amore incondizionato per il proprietario, loro per il loro proprietario danno la vita. Gianmarco e Raul, tu Gianmarco perché hai scelto di allevare questi bulldog? Ma guarda, io l'ho preso per caso, prima mi sono informato, ho girato attorno alla razza un anno circa, ho avuto altri cani, pastori tedeschi, alani, e poi ho provato a prendere il bulldog e ti innamori perché lui è come un bambino. Ci dicono un cane molto dolce, un cane adatto alla famiglia. A chi raccomanderesti un bulldog tu? Ma sicuramente alle famiglie con i bambini, ma poi a chiunque, perché è un cane che si affeziona proprio al nucleo familiare, è un cane che piuttosto di seguirti si mette anche in macchina ma vuol sempre stare attaccato al padrone, in qualsiasi momento, dappertutto ti segue. Sappiamo che questi cani richiedono delle attenzioni particolari per quella che è la loro struttura, la loro morfologia e per quanto riguarda la loro cura quotidiana e la loro alimentazione. Tu cosa hai scelto per il tuo bulldog? Guarda, io gli do Royal 24, che è un mangime perfetto, completo per loro, anche perché loro mangerebbero di tutto, quindi bisogna tenerli a freno e quello è un alimento completo proprio perché loro, sai, problemi di dermatite, problemi al pelo, problemi alla pelle, sono dei cani che vanno comunque tenuti molto puliti e molto controllati dato che hanno queste pieghe e quello è un mangime perfetto. Io con quello mi sono sempre trovato bene, dato che non è l'unico bulldog che ho, anche con gli altri gli do il Royal 24 e va benissimo. Un aggettivo per questo dolcissimo cane? Un aggettivo è un coccolone. Signora Lucia, vediamo che anche lei ha un bulldog inglese. Come si chiama? Lui si chiama Luvipray Kashmir.
Perché hai scelto di allevare bulldog inglese? Perché è un cane unico, unico e insostituibile, il cane più bello del mondo. Vuole dirci qualcosa a proposito della razza, quello che l'ha colpita della razza? La loro unicità, non c'è un bulldog uguale all'altro, si vede anche, non ce n'è uno uguale all'altro, e poi la dolcezza, il carattere che è veramente unico, unico. Un aggettivo per il suo? Per questo bulldog, lui è soprannominato Pandoro dal granché morbido e burroso. Ciao Lucrezia. Ciao. Come si chiama il tuo cane? Vittorio. Un aggettivo per il tuo bulldog? Ma per il mio bulldog sicuramente il mostro perfetto. E per la razza? Ma idem, diciamo che magari per la razza il mostro perfetto, per il mio un gran napoletano. Signor Dall'Oglio, buongiorno. Buongiorno. Siamo in compagnia di uno dei suoi esemplari, vedo. Sì. Esatto, questo è un cane che ha 2 anni e mezzo, si chiama Charlie Chaplin, ha fatto il primo nella classe libera a Bratislava, la mondiale, ha fatto il CAC al campionato sociale sloveno. Ecco. Quindi un gran cane? È un buon cane. Come mai hai scelto di allevare proprio il bulldog inglese? Abbiamo scelto ormai da 30 anni fa. La prima cucciolata l'ho fatta nel 77. Un aggettivo con il quale definirebbe la razza della sua vita, quindi? Esatto, sì. È un cane che è un bambino, ecco, fa parte, è un essere umano quasi. Siamo con la signora Pergola, vicepresidente del CIB, Circolo Italiano Bulldog. Buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto, il bulldog in Italia, qual è la situazione delle iscrizioni e delle presenze di questi cani all'interno dell'associazione? L'associazione oggi conta circa 400 soci, le iscrizioni dei cuccioli al libro, al registro delle origini si aggira sui 1700 soggetti per quest'anno. Come mai lei ha scelto proprio di dedicarsi a questa razza e qual è il suo impegno nel circolo? Perché ha scelto questo ruolo? A me questa razza piace molto come indole, è una razza tranquilla, è una razza molto adatta alla vita in famiglia, ai bambini. E il mio impegno ormai è un impegno decennale, per questo io dedico molto tempo al club. Vediamo oggi che è anche con il cartellino dell'esposizione, quindi presenterà anche lei un esemplare. Che cosa presenta oggi? Ho presentato un maschio, adesso presenterò una femmina. Come si chiama? Questa cagna? Opera Omnia. Miami ed Enrico? Sì. Come mai hai scelto il bulldog? Perché è l'animale che mi assomiglia di più. Cosa, che affinità trova con questo cane? Pigrizia, responsabilità e... Siamo uguali, basta che ci guarda.